Slow Web Radio 331 30 97 852, www.webradioyouflow.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Benvenuti a tutti gli ascoltatori a una nuova puntata dell'Almanacco di YouSlow Web Radio, l'appuntamento con tutto ciò che accade nel mondo della cultura e della letteratura, alla seconda puntata. Chi vi parla è Clara Mazzarella, alla regia Andrea Pontecorvo. Mancano pochissimi giorni, anzi pochissime ore, alla celebrazione del Santo Natale, e allora noi vorremmo consigliarvi una lista di libri, sia di lettura personale ma anche da regalo per chi ancora è all'ultima ora e deve provvedere ai regali per la famiglia e per gli amici. Una lista di libri tratta dalle ultime pubblicazioni che possono risultare di interesse sia per il tema natalizio o semplicemente perché fondamentalmente ci troviamo in un periodo di svago in cui si ha più tempo libero, ci sono dei giorni in cui si può dedicare maggiormente a se stessi e quindi dedicarsi anche a quelle letture che nel periodo dell'anno ordinario non possiamo concederci. Iniziamo! Proprio in questi giorni è su tutti gli schermi un film di sapore fantastico, è Miss Peregrine, la casa dei ragazzi speciali. Ebbene, Rizzoli ha già pubblicato tutta la trilogia firma di Ransom Riggs, l'autore americano della saga Miss Peregrine, Hollow City e La biblioteca delle anime. Ora è stato pubblicato un altro libro, sempre da Rizzoli, I racconti degli speciali, sempre dello stesso autore, ed è una raccolta di racconti che sarebbero a firma proprio di uno dei ragazzi speciali protagonisti dei libri precedenti. Per chi ha amato il film, per chi sta amando il film, per chi ha amato la saga precedente, certamente è una lettura che consiglio da mettere sotto l'albero. Ma se amate leggere racconti, soprattutto in periodo natalizio, soprattutto racconti dal sapore magico, un po' esotico, sicuramente non possiamo ignorare una nuova pubblicazione, in realtà una nuova edizione, sempre di Burr, nella collana Grandi Classici Burr. Stiamo parlando di una riproposizione di Le Mille e Una Notte, con le illustrazioni di Edmund Dulac. Tutti noi conosciamo, anche soltanto per sentito dire, queste novelle arabe di origine indo-persiana, pare, che sono arrivate in Europa soltanto nel XVIII secolo. Certamente vale sempre la pena di restituire voci ai racconti della bella Shahrazad. E ancora racconti, ancora fiabe, questa volta dal nord Europa, e sto parlando della nuova pubblicazione di Iperborea intitolata Le fiabe islandesi. Ebbene, la casa editrice Iperborea, che è specializzata soprattutto nella proposizione in Italia di racconti di libri della letteratura nord europea, ha curato questa antologia finora inedita che ha raccolto tutte le fiabe più antiche e ancestrali dell'Islanda. Sicuramente un'ottima lettura da regalare o anche da leggere personalmente, o entrambi, chi lo sa, da gustarsi davanti all'albero e possibilmente con un buon focolare. La quarta lettura che vi propongo è veramente un classico della letteratura natalizia. Sto parlando di Il canto di Natale di Charles Dickens. Naturalmente molti di noi lo avranno letto, ma è sicuramente una buona occasione rileggere un libro tanto bello e tanto importante. Feltrinelli ce lo ripropone con una nuova grafica, una nuova immagine, ed è sicuramente una buona idea far rivivere questo sogno, questa avventura che si sviluppa nella notte di Natale e vede protagonista il vecchio Scrooge, che non lo ricordiamo, interpretato da Paperon dei Paperoni in una antichissima riproposizione fumettistica degli anni Ottanta. La favola addirittura viene ambientata nel 1843, però ogni anno è veramente quasi una tradizione rispolverarne le pagine. L'edizione è proposta nell'Universale Economica Feltrinelli nella collana I Classici. Anche la casa editrice Sellerio ci propone delle letture natalizie. Io sto parlando di questo nuovo libricino, edito nella collana Il Divano al numero 306, ed è La Volpe alla Mangiatoia, una favola di Natale di Pamela Lyndon Travers, che tra l'altro è anche l'autrice di Mary Poppins. La favola è stata pubblicata per la prima volta nel 1962 e oggi è stata riscoperta, riproposta al pubblico italiano grazie a Sellerio Editore. Una favola veramente indicata per i lettori di tutte le età. Possono anche
esserci lettori che però si sentono più vicini a chi il Natale non vuole assecondarlo ma vuole addirittura sabotarlo. E allora noi gli consigliamo un bel libricino di Marcos I Marcos nella collana Mini Marcos, e stiamo parlando della Lega Anti-Natale di Michael Curtin. L'editore stesso lo descrive sexy, comico, dissacrante, uno dei più originali romanzi umoristici mai scritti sul Natale. Ebbene, narra le vicende di questi protagonisti che, spinti da un odio profondo e sincero per il Natale, vengono uniti in un piano di sabotaggio per vilipendere e liberarsi una volta per tutte di questa festa. Un libro di recentissima pubblicazione che non ha oggetto una storia dedicata al Natale, ma sicuramente può costituire un bellissimo regalo oltre che una splendida lettura. Stiamo parlando dell'ultimo libro di Haruki Murakami, Gli assalti alle panetterie, che in realtà non è il suo ultimo, è l'ultimo pubblicato in Italia da Einaudi Editore, ma si tratta di un racconto scritto dallo scrittore giapponese nel 1981 e pubblicato per la prima volta oggi in Italia. Si inserisce in un progetto di ripubblicazione molto più ampio di tutti gli scritti inediti in Italia dello scrittore Haruki Murakami, progetto che viene curato in questi anni, in questi mesi, dalla casa editrice Einaudi. Una delle ultime pubblicazioni, lo ricordiamo, era uscita proprio durante Natale l'anno scorso e si riferiva alla Strana Biblioteca. Anche quella edizione aveva delle meravigliose illustrazioni di LRNZ e allo stesso modo Gli assalti alle panetterie è illustrato da Igor. Sono dei disegni veramente bellissimi, io vi consiglio di sfogliarlo anche quasi solo per vederli, ma naturalmente la storia non è da meno. Si raccontano infatti le vicende del protagonista che è sposato con una ragazza e una sera si accorgono di avere una fame veramente esagerata. Ma fame di che cosa? In realtà questa è l'occasione per il protagonista di rispolverare un suo antico passato in cui aveva assaltato una panetteria, e forse è l'occasione per riprendere i fili lasciati in sospeso. Leggetelo, è veramente carino. Per chi invece preferisce un libro un po' più noir, Adelphi Editore propone La neve di San Pietro di Leo Peruz, un grande thriller, forse il migliore di questo scrittore. Il protagonista si risveglia in una stanza di ospedale e deve ricostruire quasi tutta la sua memoria. È una storia che vi terrà incollata fino all'ultima pagina. Il penultimo libro che vi consiglio è scritto da un collega, stiamo parlando di Fabrizio Bartelloni, che abbiamo già incontrato al Festival della Letteratura di Pisa. Il libro è edito MDS, Mani di Strega Editore, e stiamo parlando di Testimoni d'accusa, manuale di confessioni involontarie. Appena pubblicato, sicuramente è un libro che sarà graditissimo da tutti gli operatori del settore, dai giuristi in particolare. È una serie di racconti che fanno da specchio all'esperienza dell'autore nelle aule di tribunale, come giustamente il titolo ben ci fa immaginare. I racconti sono divisi in 4 grandi capitoli, leggiamo collisioni, divagazioni, inquietudini e perversioni. Naturalmente le aule di tribunale non sono l'unica ambientazione di questi racconti, che sono tutti da scoprire, e vi raccomando caldamente la lettura, anche come regalo natalizio. L'ultimo titolo con cui voglio concludere questa lista di libri natalizi è in realtà una lettura che isola dai romanzi, i racconti che abbiamo appena elencato. Si tratta di una raccolta di discorsi e di riflessioni tenute da Papa Francesco in questi anni. Il libro si intitola È Natale tutti i giorni, edito PM Editore, curato da Natale Benazzi. Ebbene, sono una sorta di collettivo di esercizi spirituali, di riflessioni sul significato del Natale e in realtà su tutto il significato del messaggio cristiano e cattolico legato a questa festività. È una lettura sicuramente indirizzata a tutti, a chi è praticante e vuole approfondire il messaggio evangelico legato al Natale, e anche per chi non è praticante ma è interessato ad approfondire i temi religiosi, ecclesiali e anche teologici che sono sottesi a questa festività, che naturalmente ha significati molto più profondi di quelli consumistici. Ebbene, queste sono le letture che noi di You Solo Web Radio dedichiamo e consigliamo a tutti i nostri ascoltatori. Fateci sapere se i titoli vi piacciono, se li avete già letti o se li avete già regalati, e anzi fateci sapere i titoli che invece voi avete scelto per le vostre letture natalizie. Ora io vi lascio in compagnia del collega Carlo Rombolà, che vi darà un altro consiglio di lettura, questa volta a tempo di musica. Ciao Clara, sono molto contento di dare il mio contributo anche su qualcosa che non riguarda da vicino il diritto, ma cose a mio avviso ugualmente importanti come la letteratura
e la musica, in altre parole la cultura, che in questo spazio proveremo a guardare sotto nuovi aspetti, associando di volta in volta un libro ad una canzone. Torno quindi a presentarmi, io sono Carlo Rombolai, qui su YouSlow Web Radio mi occupo solitamente di diritto sportivo, ma non di solo sport, di l'uomo, come diceva qualcuno. Dunque da oggi inauguriamo questa nuova rubrica, che spero sia di gradimento degli amici e dei colleghi in ascolto. In questo primo episodio vorrei prendere spunto da due nuove uscite che riguardano due straordinari artisti. Uno è un artista della parola, che è Carlos Ruiz Zafón, uno scrittore spagnolo, e gli altri sono un gruppo di artisti, sia della parola che dello strumento, ovvero sia i Metallica, un gruppo musicale heavy metal che dal 1981 ci delizia con le sue canzoni di rock duro. Partendo dallo scrittore spagnolo, catalano per la precisione, anche se vive in California da parecchi anni, il suo nuovo romanzo, che si chiama Il labirinto degli spiriti, è uscito proprio in queste settimane, edito da Mondadori, e dovete sapere che fa parte di una tetralogia chiamata Del cimitero dei libri dimenticati, ambientata proprio nella città di Barcellona. Per ragioni di tempo, naturalmente, non sono ancora riuscito a leggere quest'ultima opera, cosa che mi riprometto di fare al più presto, però posso parlarvi del primo libro, quello che inaugura la tetralogia, ovvero sia L'ombra del vento, o La sombra del viento, secondo il titolo originale. La storia, che come detto si ambienta a Barcellona, ha come protagonista un giovane orfano di madre, figlio del proprietario di un negozio di libri usati, che viene portato dal padre in un luogo avvolto dal mistero, una grandissima biblioteca in cui vengono conservati migliaia di libri che, se abbandonati, sarebbero inevitabilmente caduti in un tristissimo oblio. Questo luogo si chiama proprio Cimitero dei Libri Dimenticati. E da lì nasce una storia ricca di suspense e colpi di scena che terranno il lettore incollato allo scritto sino all'ultima pagina. Nel romanzo si intrecciano amori, mistero e anche un po' di storia, perché la storia è ambientata nell'immediato dopoguerra civile di Spagna, che si è svolta fra il 1936 e il 1939. Per me è un capolavoro e lo consiglio a tutti gli amanti del genere. E piccola curiosità, nell'anno di pubblicazione, il 2001, questo romanzo praticamente non si era affilato a nessuno e per ottenere il meritato successo ha dovuto aspettare 7 anni dopo, nel 2008, anno di uscita del secondo capitolo della storia, fra l'altro. Le copie vendute, le copie dell'Opera del Vento, furono addirittura 8 milioni in tutto il mondo. A cosa possiamo abbinare a questo punto una lettura tanto complessa? Ma personalmente suggerisco per l'appunto i Metallica, che il 18 novembre, quindi un paio di settimane fa, hanno pubblicato il nuovo album, un doppio CD denominato Hardwired to Self-Destruct. 80 minuti di puro heavy metal, la cui versione deluxe, pensate un po', conterrà anche un terzo disco aggiuntivo. Anche qui, come nel caso del romanzo, non chiedetemi una recensione perché l'album ancora non l'ho sentito, ma quello che posso fare è perlomeno quello di consigliarvi l'ascolto di uno dei brani più famosi del gruppo, ovvero il singolo Nothing Else Matters, contenuto nel Black Album del 1992. Chiamato così, la denominazione originale era proprio Metallica, perché la sua copertina era completamente nera. C'è da dire che, a dispetto del genere musicale a cui appartiene, il pezzo in questione è uno dei meno hard rock del gruppo, ma è senza dubbio da ascrivere ad uno dei maggiori successi della band di Los Angeles, tant'è vero che ne sono state successivamente rilasciate diverse versioni, diverse cover, sia dagli stessi Metallica che da altri artisti, fra cui qualcuno ricorderà anche l'italiano Marco Masini. Direi che con questo è tutto, ci sentiamo alla prossima, un saluto a tutti da Carlo Rombolà. We'll be right back.
Silenzio in aula! Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. www.sistemi.com. Con Sistemi, un nuovo anno ricco di opportunità. Buone feste a tutti! Uslov Web Radio, la voce dell'avvocatura. Natale, tempo di grandi abbuffate, di grandi pranzi, tutti in famiglia, ma soprattutto anche di grandi brindisi. Ebbene, ci sembra il momento giusto all'interno dell'almanacco di inaugurare una nuova rubrica di Vincenzo Grieco, che ci spiegherà di volta in volta la storia, la genesi e la composizione dei cocktail e dei liquori più conosciuti al mondo. Oggi è il momento della vodka, e lo ricordiamo, la vodka che è stata amata da tantissimi scrittori, tra cui ricordiamo Truman Capote, l'autore di Colazione da Tiffany, che certamente ha scritto un libro di rara leggerezza e piacevolezza, ma il suo drink preferito era decisamente più forte: vodka e succo di arancia. Ma ascoltiamo ora da Vincenzo qual è la genesi di questo superalcolico. Salve, sono Vincenzo e questo è il salotto di Uslo Web Radio, privé esclusivo, in cui potrete trangugiare radiofonicamente i principali drink, liquori e distillati principalmente in circolazione. Apprenderete le arti attraverso cui poter preparare drink eccezionali con tecniche sceniche veramente da cardiopalma e soprattutto analizzeremo e approfondiremo quelli che sono i background, le leggende metropolitane che ruotano intorno alla nascita e alla diffusione dei principali drink e dei principali liquori, oltre a dare brevi cenni sulla storia della produzione dei principali distillati, così da poter utilizzare i momenti ludici e di ritrovo tra colleghi, magari di fronte ad un buon barman che possa offrirvi qualcosa da bere, indicazioni utili per ciò che in questo caso troverete e vi troverete e vorrete assaporare. Oggi ho pensato di cominciare con, penso, il liquore o distillato, se proprio vogliamo essere tecnici, più diffuso e anche più conosciuto, adatto ai palati più raffinati e adatto soprattutto sia a uomini che a donne. E mi riferisco alla vodka. Diamo qualche cenno storico però prima. Il nome vodka proviene da voda, che in Russia significa acquetta, ed è lo spirito più diffuso nell'Europa orientale. La vodka viene prodotta dalla distillazione di grano, patate, melassa, barbabietole e da una varietà di altre piante. La maggior parte della vodka prodotta viene realizzata tramite l'utilizzo di segale o frumento, e che la melassa viene usata per le vodka economiche. Quindi guardatevi bene quando vedete che una vodka dall'etichetta viene tirata fuori attraverso il processo di fermentazione in seguito di distillazione dalla melassa, che ci troviamo in qualche modo di fronte, sì, magari ad una buona vodka, ma non effettivamente di una vodka eccelsa. Ad esempio, un ottimo compromesso tra qualità e costo è ad esempio la vodka tirata fuori dalla melassa di patate, in questo caso, o anche dal frumento. Le origini della vodka sono ancora un mistero. Comunque, i candidati principali al titolo di paese d'origine sono la Polonia e la Russia. In entrambe viene considerata la bevanda nazionale, usata anche durante ovviamente i pasti. La data di nascita è stata valutata intorno al XII secolo e la sua evoluzione è avvenuta tramite la religione. Le proprietà della vodka, infatti, se ci pensiamo, sono quelle di essere uno spirito in colore, in odore, in sapore, praticamente neutro, indice di purezza, è usato nei vari eventi religiosi. Le sue caratteristiche, infatti, gli hanno permesso di trovare impiego nel campo dei vini invecchiati, come lo sherry o il porto, per fortificarli ed alzare la loro gradazione alcolica senza variarne il gusto. Se non credete a quello che vi ho appena detto, vi invito a prendere una bottiglia di buon sherry oppure di porto e magari leggere nella didascalia
sicuramente troverete tra gli ingredienti la presenza di vodka. Ricordiamoci che la vodka è un'acquetta. Voda in russo significa proprio acquetta. Come viene prodotta la vodka? La vodka è prodotta tramite la fermentazione attraverso il impasto di cereali e successivamente con la distillazione dello stesso. Quando la vodka fuoriesce dal distillatore, questa è una chicca ed una particolarità, viene purificata e filtrata tramite l'utilizzo di carboni attivi o di sabbie. A questo punto è pronta finalmente per essere imbottigliata con una gradazione alcolica che si aggira intorno ai 34 o 50 gradi a seconda del grado di purezza. Nella zona di produzione ritroviamo tra i principali paesi produttori, abbiamo detto già la Polonia e la Russia considerate madre patria, la Finlandia anche, la Svezia, il Regno Unito e gli Stati Uniti. Curiosità attorno a tale distillato: ricordiamo, è un distillato in quanto, essendo filtrato direttamente, abbiamo detto, o dal frumento o comunque sia dalla patata o anche dalla melassa per la vodka più economica, non riceve alcuna introduzione di qualunque altra tipologia di liquore o di modificatore di gusto. Pensiamo in questo caso alla vodka al melone, ecco, quella sì è un, non è più un distillato, è un distillato con l'aggiunta di un aroma. Quindi, volendo pensare alla vodka di, come distillato, secca, al ghiaccio come piace, on the rock, come potrebbe ordinarsi ad un bar, in un bar, effettivamente ci troviamo dinanzi ad un distillato. Una delle curiosità è che veniva però utilizzata anche come anestetico o disinfettante dai medici, e successivamente le famiglie così incominciarono a produrla in casa e a berla, perché aveva ovviamente delle caratteristiche inebrianti. Spero che questo primo appuntamento vi sia piaciuto e ci rivediamo alla prossima. Concludiamo questo secondo appuntamento dell'Almanacco con una notizia. È nato un nuovo editore a Milano, De Piante Editore. Il motto? Pochi libri per pochi. Sembra un paradosso, ma in realtà quello che si propone di fare questo nuovo editore, De Piante Editore, è di confezionare dei piccoli gioiellini editoriali a partire dalla qualità della carta alla qualità del contenuto, riscoprendo spesso dei testi inediti di grandi scrittori ma mai pubblicati, e inoltre curando anche la sovracopertina, facendola disegnare di volta in volta da un artista diverso. Il primo titolo pubblicato aveva ad oggetto un carteggio di Eugenio Montale, tre lettere tra il grande poeta e Manara Valgimigli. La copertina è stata creata dall'autore Roberto Floreani, sottotitolo del carteggio: non posseggo nemmeno una Divina Commedia. Insomma, un mini epistolario tutto da scoprire. Nel 2017 De Piante Editore pubblicherà altri 4 libri con una tiratura di circa 300 copie ciascuno, e si tratterà di un racconto inedito di Piero Chiara riguardo a un viaggio insieme ad Ezra Pound da Brunnenburg fino a Milano. Inoltre sarà pubblicato un articolo pubblicato originariamente nel 1974 da Fruttero e Lucentini, e ci sono delle trattative in corso per la pubblicazione anche di altri 2 carteggi inediti di Guido Morselli e di Carlo Emilio Gadda. Insomma, una casa editrice da tenere d'occhio. Siamo giunti al termine della seconda puntata dell'Almanacco Letterario di Uslo Web Radio. La puntata è stata realizzata in collaborazione con il blog Il Paese dei Gatti, wordpress.it, oltre che con gli autori delle singole rubriche che abbiamo sentito. Se vi è piaciuta la puntata, io vi invito a visitare il sito, in particolare la pagina Cultura, la pagina Facebook, a cliccare mi piace e a seguirci anche su tutti i nostri canali social, Instagram e Twitter. Tutta la redazione Cultura di Uslo Web Radio vi augura un buonissimo e sereno Natale. Alla prossima puntata, arrivederci. Thank you.
libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.